Buona festa dell'Immacolata. È sempre una gioia immensa oggi stare con voi, raggiungervi nelle vostre case, nelle vostre comunità, non chiedere, non scomodarvi per venire da me. E oggi voglio festeggiare insieme con voi questa giornata della nostra adesione e vi ringrazio. Ringrazio perché rinnovate la vostra adesione all'Azione Cattolica e perché siete davvero il cuore della nostra diocesi. È bello che la giornata dell'Immacolata ricorda queste due meravigliose realtà, direi due meravigliose famiglie diocesane, che è l'Azione Cattolica, adulti, giovani, giovanissimi, ragazzi, e la famiglia del seminario. E io davvero sono contento perché ciascuno di noi, sia nell'Azione Cattolica, sia nel seminario, è stato scelto dal Signore, è stato chiamato per essere apostolo. Di noi il Signore sta dicendo, andate, andate dunque, come gli apostoli prima di salire al cielo, lascia questa responsabilità, lascia questo incarico, andate dunque, portate dappertutto, no? La bella notizia che Dio ci ama, che ci ha salvato, che ci vuole santi. E oggi questo invito lo rivolge a noi e ci invita a entrare in tutte le strade, nei luoghi dove noi viviamo. Questo è il motivo dell'Azione Cattolica, della sua esistenza. Dappertutto dove sta nel cuore del mondo, diffondere il profumo del Vangelo, parlare di Cristo, portare Gesù nel cuore delle persone. E io vi ringrazio davvero che avete scelto, che siete stati docili a questa chiamata del Signore e che oggi, rinnovando la vostra adesione, vi impegnate a essere discepoli e missionari nel nostro tempo, nelle nostre comunità parrocchiali, nei nostri paesi. Oggi vorrei dire un altro messaggio, vorrei aggiungere anche un altro invito, che noi ecco, abbiamo bisogno dell'Azione Cattolica come un luogo dove, come gli apostoli si riunivano nel Cenacolo, dove incontrarci, dove sentire di essere accolti, stimati, di essere amati, dove possiamo raccontare la nostra esperienza, dove possiamo trarre entusiasmo, forza per poi uscire da questo Cenacolo ed entrare e portare il Vangelo nel mondo. Quindi l'Azione Cattolica davvero che esercita questo bellissimo ruolo, questo luogo dove noi esprimiamo, viviamo il nostro essere Chiesa, ma soprattutto ravviviamo la nostra vocazione e la nostra missione. Ma dobbiamo anche diffondere questa cultura dell'incontro dovunque noi andiamo, e oggi particolarmente nel mondo digitale, dove noi abbiamo la possibilità di essere connessi ma di vivere isolati. Noi possiamo essere vicini gli uni gli altri, ma vivere nella solitudine. E questo è un po' il rischio dei social che ci isolano, pur facendoci sentire connessi con tutto il mondo. Bene, allora noi vogliamo essere portatori anche di questa cultura dell'incontro attraverso i nostri social. Attraverso portare il Vangelo, portare la gioia, incontrare ma non ecco, eliminare l'incontro vero, personale, contagioso, perché solo stando accanto, parlandoci, guardandoci negli occhi, possiamo noi contagiare la nostra fede, possiamo essere, no, strumenti della grazia del Signore. Quindi usiamo bene i social per parlare, per portare la gioia del Vangelo, ma anche per invitare, per creare la cultura dell'incontro. Essere connessi. È chiaro che noi abbiamo la possibilità ogni giorno di connetterci con tutto il mondo e di essere super informati. Non dimentichiamo di connetterci con Gesù attraverso la preghiera, attraverso la lettura del Vangelo. E questa connessione ci porta ad assimilare un po' il suo stile di vita. E allora una volta che noi viviamo nell'Azione Cattolica, nei luoghi di formazione, nelle nostre comunità, oppure ci troviamo in mezzo al mondo dove il Signore ci manda, nelle case, nelle scuole, sul posto di lavoro,
negli uffici, dappertutto, allora noi, proprio perché siamo connessi con Gesù, possiamo guardare il mondo con i suoi occhi e guardare quello che guardava il Signore, avere compassione, sprigionare tenerezza. Possiamo usare le nostre mani come le usava Gesù, che non prendevano ma donavano, condividevano, che lavavano i piedi, che sono lasciate fissate sulla croce per non chiudersi, per abbracciare tutti in qualsiasi momento, per abbracciare anche noi. Possiamo entrare nel mondo quasi con il cuore di Gesù. A me piace pensare a questo cuore che riceve il sangue avvelenato dai peccati, dalle miserie, lo purifica e lo ridona. Un sangue nuovo che dà vita, dà salute, dà gioia nelle persone. E allora lasciamoci incontrare dal Signore. Cerchiamolo, ma nello stesso tempo lasciamoci incontrare dal Signore. E quel profumo della sua amicizia che abbiamo la gioia di respirare, di gustare, non teniamolo per noi. Diffondiamolo, contagiamolo anche agli altri. Incendiamo con il fuoco dello Spirito il mondo dove noi viviamo e profumiamolo con il suo amore e la sua amicizia. Di nuovo grazie, buona festa e che Maria, la Madre nostra, la Madre Immacolata, ci accompagni sempre su questa strada del mondo con Gesù nel cuore. Buona festa.